Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono Ox e oggi sono qui per fare un nuovo video a tema Back to School, che sarà il primissimo video dell'anno. Lo so che in questo momento stiamo vivendo comunque una situazione molto molto particolare, però nonostante questo, visto che ci sono un sacco di cose carine nei negozi, ho pensato di fare un vlog barra haul della mia cancelleria per quest'anno, per iniziare in maniera giusta la quinta superiore. Comunque, volevo andare a fare un giro insieme a voi per i negozi, vedere un pochettino che cosa hanno portato di cancelleria. Anche se, a dire il vero, ho già visto qualcosa di molto molto carino e ho già acquistato anche qualcosa di molto molto carino. Ma nonostante questo, oggi andremo a vedere insieme e la maggior parte delle cose che mi serviranno durante l'anno scolastico e non solo le prenderemo insieme, e alla fine di questo video vi farò vedere che cosa ho acquistato. Fra l'altro c'è Stefano che mi aspetta in salotto, perché ci siamo svegliati molto molto presto, ma siamo super in ritardo perché ovviamente tra doccia, prepararsi, questo quell'altro, si sono già fatte le 10 di mattina, quindi non perdiamo più tempo e andiamo a fare gli acquisti per il back to school. Ho trovato un biscotto della fortuna. Che cosa vuoi fare? Non aprirlo? Vediamo che cosa mi dice oggi. Se mi sporchi la macchina. Riuscirete ad accrescere il vostro patrimonio? Direi che è proprio azzeccato, visto che oggi spenderemo un botto di soldi per cancelleria. Che luce orribile che c'era. Nulla. Adesso mi mangerò il biscottino e poi noi andiamo adesso a prendere anche un caffè latte, un qualcosa per svegliarci, perché non ce la facciamo. Cioè, andiamo a dormire troppo troppo tardi la mattina, ci svegliamo che siamo rimbambiti. Grazie, cappuccino, ciao, grazie. Grazie. E si inizia bene la giornata di oggi. Al buon inizio di questa giornata con il mio latte macchiato. Ed è molto buono, stranamente, solitamente non è così buono. Parlando di cose tristi, ho scoperto che forse ritornerò a scuola il 1° settembre, ovvero il giorno in cui state guardando questo video, e per me è veramente un trauma, cioè davvero. Non so se è possibile una cosa del genere, però in caso lo fosse sarebbe veramente tragico. Per fortuna che i 1° di settembre devo tornare di nuovo al mare, quindi speriamo bene. Ok ragazzi, siamo arrivati e la prima tappa è Tiger. Ovviamente, il nostro amatissimo Tiger, dove spendi i soldi pure per le cose che non ti servono, ma va bene lo stesso perché ci sono un sacco di cose pucciose. Che poi fra l'altro ci stavo pensando adesso, probabilmente questo sarà l'ultimo back to school della mia vita, forse. Non lo so, sarebbe molto molto triste. Siamo arrivati alla destinazione e guardate un po', già adesso si vedono un sacco di cose pucciose. No, vabbè ragazzi, guardate quante cose bellissime ci sono. Infatti adesso già sto vedendo delle cose che potrei prendere. No, vabbè, guarda questo. È tipo uno squishy quaderno. Cioè, che figo. È troppo troppo morbidoso. Oh, non la vuoi? Non mi merito neanche una penna, neanche una penna scema, neanche questo mi merito, niente. Mia mamma mi ucciderà dopo questo haul. Guarda. Ma è finito? Lei è impassibile, amore, sta scena faceva straridere. Che belle ciabatte, amore. Grazie. Sei venuta in ciabatte al Tiger? Sì. Brava. Ragazzi, abbiamo finito e anche oggi Ox è diventata ufficialmente povera. E adesso andiamo a casa e vi faccio vedere quello che abbiamo acquistato. Buongiorno ragazzi, o meglio bentornati in questo video. Sono nella mia classica postazione perché in questo video vi farò vedere anche quello che abbiamo acquistato stamattina da Tiger. E devo dire che c'è giusto un po' di roba. In realtà non me l'aspettavo di fare così tanti acquisti, soprattutto molti dei quali, ammettiamolo, sono inutili. Però non lo so, ogni volta che arriva settembre, arriva il back to school, mi faccio prendere dal momento, mi faccio prendere dall'ansia di ritornare a scuola, dall'entusiasmo, e spendo un sacco di soldi, penso un po' come tutti, per la cancelleria super pucciosa. Oh, il corriere.
Ok, se non mi sbaglio stavo dicendo che rispetto all'anno scorso comunque ho acquistato molte meno cose, perché onestamente riutilizzerò il materiale che ho già, tipo gli evidenziatori, le penne, quindi ci saranno un sacco di cose pucciose, ma neanche così tante come rispetto magari agli anni passati. Iniziamo subito, vabbè, lo scontrino. La prima cosa che ho preso è stato questo quadernino ad anelli, che non è di Tiger ma di One Colors. Personalmente io mi ci trovo molto molto bene, spesso acquisto questi quadernini giganteschi dove metto tutte le materie, anche se questo l'ho preso con l'intenzione di riscrivere tutto il materiale che ho studiato nella scuola di moda. Non so se mi basterà solamente uno, e ovviamente se mi conoscete sapete che io adoro i quaderni a quadretti, quindi anche questo è rigorosamente a quadretti. Continuiamo con le cose di Tiger, e la prima cosa che mi è uscita fuori è un planner molto molto interessante, e andiamo a spacchettare insieme. È praticamente questa mini box, non so come chiamarlo, mini quadernetto, che all'interno ha diversi post-it. Ho pensato che poteva essere una cosa geniale da attaccare tipo sullo specchio, soprattutto se magari ho qualche verifica, qualcosa di importante, così me lo scrivevo direttamente sul post-it, me lo attaccavo da qualche parte, e finché non arriva questo evento ovviamente lo tengo lì fermo, così mi ricordo delle cose che devo fare. E niente, sono molto entusiasta per questa cosa, perché secondo me è una cosa che può funzionare, e vi dico la verità che già l'anno scorso lo facevo con i post-it semplici, perciò questi qua che hanno pure scritti i giorni eccetera saranno ancora più comodi. Poi vogliamo parlare della bellezza di questo quadernino, che ha le scritte tutte quante in oro mentre di base è rosso. Vado un po' a caso, e ovviamente come in tutti quanti i miei video back to school, almeno per quanto riguarda la cancelleria, una cosa che non può mai mancare di Tiger è il loro classico quaderno a quadretti ad anelli, che io utilizzo molto molto spesso, lo vado ad acquistare tutti quanti gli anni perché lo trovo particolarmente comodo per gli appunti, quindi ormai è una roba tradizionale andare ad acquistare questo quaderno. Raga, tutto ciò è assurdo, ma ancora il quaderno degli appunti dell'anno scorso, quello nuovo dell'anno scorso e un altro nuovo di quest'anno. L'unico che ho finito è solamente questo, mentre gli altri due sono praticamente nuovi, ma sicuramente già dopo qualche mese di scuola saranno vuoti. In realtà non saranno vuoti, ma saranno pieni di appunti, perché andando in quinta penso che le cose che dovrò scrivere saranno tipo il doppio, quindi ho due quaderni per gli appunti ed è un'ottima cosa. Andiamo avanti, e il prossimo quadernino che ho preso è quello classico, semplice, sempre a quadretti, che penso di utilizzare tipo per le materie scientifiche, una cosa così. Mi ispirava un sacco, soprattutto per il colore, e siccome era uno dei pochissimi quaderni a quadretti ho voluto comprarlo. La stessa cosa riguarda anche questo piccino qua, che invece è rosa. Il modello è sempre uguale, però è leggermente più piccolo, e siccome molte volte faccio fatica a trovare i quaderni a quadretti che io adoro, ma purtroppo Tiger non ne fa moltissimi, ho detto non si sa mai che avrò bisogno un giorno nella mia vita un quaderno rosa piccolino a quadretti, quindi anche questo è finito nella mia shop bag e poi in cassa. Spulciando stamattina tra le varie cose ho trovato un quadernino veramente carinissimo, ed è questo qua, ovvero 100 cose che voglio creare, imparare, vedere, organizzare, sognare eccetera eccetera. Mi è sembrato molto molto carino, soprattutto tipo da portarsi dietro durante le ore buche, oppure quando mi vengono in mente le idee, non so dove scrivermi, non so come organizzarle eccetera, utilizzerò questo quadernino qua. A parte il fatto che è rosa con la scritta tipo dorata, è veramente carinissimo anche all'interno, perché ha tutte le scritte, poi anche i numeretti, potete andare a scrivere tutto quello che vi pare, e boh, non so. Ah, che figata, c'è anche il quadratino dove potete andare a segnare l'ho fatto, ho provato a farlo, oppure ho cambiato idea, ovvero questo. Onestamente non so se si riesce a vedere perché oggi la mia macchinetta non mette a fuoco, comunque veramente veramente molto molto cute, e boh, niente, spero di utilizzarlo. Ox non è Ox senza cosa, ovviamente un quadernino rosa, e anche quest'anno sono stata tentata da questo quadernino rosa, che ovviamente ho acquistato. Mentre l'anno scorso ne ho comprato un altro, ovvero questo qua, però come potete vedere le due tonalità di rosa sono molto diverse, ma soprattutto questo qua, che è quello dell'anno scorso, lo
utilizzato molto spesso e quindi sta per finire. Perciò, siccome mi ispirava moltissimo il quaderno sbrilluccicoso rosa, ho voluto acquistarne uno in più. Continuiamo con una delle cose che continuo ad acquistare tutti gli anni, poi le perdo e quando mi servono non le trovo più, stranamente, e sono le bustine da lettera. Non so se anche a voi capita di perdere completamente a caso delle cose, però con le buste a me succede tutti gli anni. Anche l'anno scorso mi pare che ne ho comprate diverse, anche colorate, tutte disperse, non si sa dove, e quindi ho comprato questo pacchettino qua che terrò da parte, quando mi serviranno le prenderò. Non è una cosa molto a tema back to school, ma ho comprato anche delle canucce colorate, se non mi sbaglio era tipo Gay Pride Edition, però sono belle e raga, cioè non lo so, non le userò per la scuola, ma comunque mi ispiravano tantissimo perché sono troppo colorate. Una cosa che non può mai mancare quando si ritorna a scuola, ma non solo, perché anche quando non si ritorna a scuola io sono una persona che evidenzia tutto quanto anche nell'agenda giornaliera dove vado a scrivere i miei pensieri, cose da fare eccetera, e quindi ho voluto comprare gli evidenziatori. Però sono curiosa di andare a vedere come scrivono, quindi proviamoli qua dietro. Sono un po' così, sicuramente quelli della Stabilo che io ho sono molto meglio, però vanno bene anche questi qua di Tiger. Questa probabilmente è la cosa più inutile del mondo, ma ho voluto prendere questo segnalino qua che metterò sulla mia scrivania lavorativa a casa, non me la porterò a scuola, ma non lo so, è troppo carino e quindi ho voluto prenderlo giusto per ricordarmi che essere studente comunque è una cosa molto impegnativa, ma soprattutto questo è il mio ultimo anno, evviva, ce la possiamo fare, perciò l'ho preso così, non sapevo come spendere in altro modo i miei 50 centesimi. Le penne è stata la cosa che mi ha fatto impazzire di più in assoluto, cioè le vedevo tutte colorate, le volevo prendere tutte quante perché mi mettevano di buon umore, di allegria, e quindi ne ho comprate un bel po'. La prima penna assurda è la penna canuccia, non so se la utilizzerò mai, però comunque avere una cosa del genere nell'astuccio va benissimo, ma la cosa che mi divertirebbe è utilizzare queste penne colorate durante la verifica. Ce n'è una che voglio assolutamente sfruttare e la vedrete fra un attimo, nel frattempo ho preso una penna canuccia. Chi come me impazzisce per delle penne particolari, io non so quante ne avrò in casa, ma la penna canuccia, cioè non potevo lasciarla là. Così come non potevo lasciare neanche la penna pompon colorato, ovviamente, non lo so per quale motivo, ma mi diverte troppo questa cosa, cioè la penna con il pompon. Non c'è una spiegazione logica a questo acquisto, però mi piaceva un sacco, poi è super morbidoso, cioè è troppo carino. Ho voluto comprare delle cose un po' più colorate del solito, che proprio tu le guardi e già sei più sorridente, come tipo la penna pompon. La mia preferita però rimane assolutamente questa, che raga, io non so cosa sia, cioè vi pare che una ragazza che va in quinta superiore possa acquistare una penna del genere? Questa è una di quelle penne che voglio utilizzare assolutamente durante le verifiche, perché mi mette stra di allegria, poi puoi giocarci, è troppo carina, fa un sacco di casino, non lo so, mi ispirava. Ce la volevo proprio acquistare da utilizzare, almeno in agenda, a casa, non lo so. Stiamo praticamente per finire e altre cose che ho acquistato sono delle penne colorate. Queste qua sono quelle classiche e andiamo ad aprirle per vedere la punta, che per me è molto importante. Sono molto cute e sono in gel e le ho prese sulle tonalità del rosso e rosa e poi sulle tonalità del blu, e probabilmente le utilizzerò per andare a scrivere tipo i titoli dei schemi oppure, non so, segnarmi delle cose un po' più particolari. In realtà le penne colorate è una cosa che utilizzo molto spesso, anche se gli schemi li cambio praticamente ogni mese. A parte il fatto che sto morendo di caldo in questo momento, le ultime due penne che ho voluto acquistare quest'anno sono le penne che acquisto spesso per i miei compagni di classe. Quest'anno l'ho presa sia rosa che bianca perché mi ispiravano di più in assoluto e sono delle penne che non costano assolutamente nulla, però almeno riuscite a fare un favore al vostro compagno di classe che non ha la penna. E tutti quanti noi abbiamo un compagno di classe che viene a scuola senza la penna. Quindi niente ragazzi, queste erano le ultime due cose per quanto riguarda la cancelleria, le cose che ho acquistato per quest'anno. Devo dire che sono comunque un bel po' e spero che sia il mio ultimo anno a scuola, davvero io non ce la posso fare più. In ogni caso mi piace un sacco filmarvi questa tipologia di video perché so che li amate, so che vi piace vedere quello che acquistano gli altri per il ritorno a scuola. Fatemi sapere come avete passato queste vacanze, se siete pronti per questo ritorno a scuola, e io vi saluto perché c'è gente che mi sta chiamando da mezz'ora. Preparatevi perché comunque questo mese sarà abbastanza intenso e arriveranno moltissimi nuovi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!